Ogni volta che si attiva questa schermata sembra che sto attivando un computer degli anni 80. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club Plus. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Sayori che si è fatta la bua e ha chiesto di tenere la nostra poesia. E sincero, gliel'ho data con molto piacere. Quindi oggi dobbiamo scrivere un'altra poesia ancora per lei. Incantare, amore, pigrizia, letto, triste, nuvolone, allegria, recitare, sfortunata, cuore, infanzia, solare, speranza, ricordi. Non c'è una parola per Sayori qua. Cioè, è possibile quindi questa roba? Che terribile! Io voglio fare poemi perfetti solo per lei. Dovrò rifarmelo di nuovo da capo. E vai! E vai! Sono proprio contento di rifarlo da capo. Solare, sfortunata, letto, infelice, pigrizia, fracasso, abbraccio, grandioso, violino, seducente, matrimonio, felice, cuore, impaurita, cicatrici, depressa, sconfitta, fantomatico, amore e infine ricordi. Oh, poesia perfetta! Credetemi che fare sta roba di cercare le parole perfette iniziava così questo giorno. Oddio, sono di nuovo l'ultima. Niente paura, sono appena arrivato anch'io. Iniziava così questo giorno? Serio? Strano. Studiavi ancora pianoforte? Sono sinceramente impaurito in questo momento perché è saltata fuori all'improvviso a pieno schermo al centro, con il suo seno abbondante anche. Ma non so perché mi sono preso male o mi sembrava arrabbiata, ti giuro, mi sono preso male. Sì. Hai una volontà di ferro. Avviare questo club e ritagliarti tempo per imparare il pianoforte. Beh, più che volontà, direi che è passione. E poi questo club non esisterebbe se non fosse per tutti voi. E sono contentissima che vogliate tutti aiutare per il festival. Ah, non vedo l'ora che arrivi il festival. Com'è che hai cambiato così idea, Natsuki? Sarà fantastico. Eh? Sbaglio, giusto ieri ne dicevi tutto il male possibile, Natsuki. Beh, sì, non parlo della nostra parte del festival, ma è un'intera giornata di scuola dedicata a giocare e mangiare cibo squisito. All'improvviso suona esattamente come Sayori. Monica, di solito ce l'hanno il calamaro fritto? Calamaro, è una cosa parecchio specifica a cui pensare adesso. Oh, e dai, vuoi dire che non ti piace il calamaro? Proprio tu, eh? Non ho mica detto quello. E poi perché proprio... Esatto, perché proprio io? È ovvio, è proprio come il tuo nome, Monica. Eh? Ma il tuo nome non lo pronunci mica così. E poi quel gioco di parole è intraducibile. Eh? Ah, lascia perdere. Concentriamoci sul nostro evento per ora, ok? Va bene, va bene. Comunque sappi che le tue reazioni non sono divertenti quanto quelle di Yuri o Sayori. Chiedo scusa. Dov'è Sayori comunque? Oh, eccoti! Sayori è seduto al banco all'angolo della classe, lo sguardo perso sul pavimento. Oh no. Cammino verso di lei. Ehi, Sayori! Sto guardando il pavimento. Agito la mano davanti al viso di Sayori. Sei di nuovo persa nei tuoi pensieri. Scusa. Non badare a me. Puoi parlare con una delle altre. Va tutto bene? Ma certo. Perché non dovrei? Sembri un po' strana. Scusami se sbagliavo. Cavolo, ti preoccupi davvero troppo. Sto bene, vedi? Sayori fa un grande sorriso. Non farti distrarre da me, divertiti con le altre. Ok, va bene, se lo dici tu. Getto uno sguardo preoccupato su Sayori prima di voltarmi verso le altre. Ma la conversazione è già scemata e sono tutte tornate alle loro attività. Forse dovrei chiedere a Monica se ha notato qualcosa in Sayori. Con i preparativi per il festival hanno sicuramente trascorso molto tempo insieme. Mi avvicino timidamente a Monica che sta sfogliando alcune carte sul suo banco. Geko, che si dice? Ehi, so che suonerà strano, ma hai notato qualcosa che non va in Sayori ultimamente? Qualcosa che non va? In che senso? Forse do troppo peso alla cosa, ma oggi mi sembrava un po' giù. Oh, dici? Ammetto di non averci fatto caso. Monica guarda Sayori dall'altra parte dell'aula, che giochicchia meccanicamente con una gomma. La fa saltellare sul banco. Forse ha qualcosa per la testa.
Ma mi stupisce di non essere io a chiedertelo a te, Jaco. La conosci sicuramente meglio di me. Sì, ma non è mai stata così prima d'ora. Mi ha sempre detto quando qualcosa la disturbava, ma mi ha subito liquidato quando gliel'ho chiesto. Scusa, so che non sono problemi tuoi. Volevo solo vedere se sapevi qualcosa, ma ora la smetto. No, no, è importante anche per me. Dopotutto anch'io sono sua amica. E poi ci tengo al benessere dei membri del club, sai? Potrei cercare di parlarle anch'io. Oh? Sei sicura? Mi sembrava che volesse piuttosto restare da sola. Davvero? Forse fatica a sollevare l'argomento con la persona in questione. Persona in questione? Che vuoi dire? Sto dicendo che forse nei suoi pensieri ci sei tu, Jaco. Io? E cosa mai te lo fa pensare? Beh, meglio pesare le parole, ma Sayori parla di te più di ogni altra cosa, sai? Eh? Sembra molto più felice da quando sei entrato nel club. È come se una nuova luce si fosse accesa in lei. Cosa? Ma no, Sayori è sempre stata così. È sempre stata una persona radiosa. Lo è adesso come lo è sempre stata. Sei buffo, Jaco. Non hai pensato che forse la vedi sempre così allegra? Perché è così che si sente quando ti avvicino. Ho detto troppo. Scusami, che ne so io, dopo tutto. Non volevo saltare alle conclusioni. Dimentica quello che ho detto. Le andrò a parlare, perciò non preoccuparti per ora. Ah, va bene. Monica ti fa un sorriso d'intesa. Ti? Mi fa un sorriso. Lo so che ha detto di non pensarci, ma le sue parole mi rimbomberanno in testa. Non posso farci nulla. Monica si alza dal suo banco e attraversa la stanza per raggiungere dove è seduta Sayori. La guardo mentre si inginocchia di fianco a Sayori e le parla dolcemente, ma la loro voce è troppo bassa per sentirle da qui. Sospiro e mi metto a sedere. So che Sayori ha detto di non badare a lei e di divertirsi con le altre, ma non ci riesco se si comporta così. Quanto tengo davvero a lei per farmi coinvolgere a questo punto? A guardarmi ora si direbbe che sono io quello che si comporta stranamente, ma non posso fare nulla se non aspettare Monica. 2 ore dopo. Ok, gente. Dopo qualche tempo, Monica chiama l'aula all'appello. Che ne dite di condividere le vostre poesie? In un batter d'occhio, tutto torna alla normalità. Ciascuno prende la sua poesia, compreso io. Incrocio lo sguardo con Monica, che mi sorride. Mi domando di cosa abbia parlato con Sayori. Bella domanda. A chi mostro la mia poesia per prima? Direi a Yuri a questo giro. Sayori forse è meglio tenerla per ultima. Yuri non sembra molto entusiasta di passare del tempo con me. Oh no, se cambia idea sarà lei a dirmelo. Per ora è meglio lasciarla in pace. Wow, liquidato così. A chi mostro la mia poesia adesso? A Natsuki allora. Questa non è male. Non è male? Beh sì, è buona almeno quanto quella di ieri. Capisco dove vuoi arrivare, ma non è proprio il mio stile. Cioè, va bene così. Soprattutto sono contenta che tu ci stia provando almeno un po'. Beh, certo che ci sto provando. Ma perché ti stanno tanto a cuore le mie poesie? Ah no, ero io. Non è già quello un complimento? Eh? No, bleh. Cioè, non che mi importi. È solo che almeno una in questo club dovrà pur farti tenere il passo. Davvero? E se finissi per spaventarmi e farmi scappare? Sarebbe, tanto comunque non lo faresti. Sì, hai ragione. È divertente stare qui, anche se devo sopportare te. Ah. Natsuki mi pianta una gomitata nello stomaco. Shoryuken! Oh, magari non mi dispiacerà se scappi. Stavo solo scherzando. Oh, lo so. Tranquillo, scherzavo anch'io. Come diavolo si fa a chiamarlo scherzo? Mi ha fatto un male cane. Beh, magari lei si è divertita. Immagino che alla fine sia tutto lì. Devo badare come parlo con Natsuki. Comunque, Natsuki mi porge la sua poesia come se nulla fosse. Sarò la tua spiaggia. Madonna mia quanto è lungo. A parte che la L è tagliata, per qualche motivo. La tua mente è così piena di problemi e di paure che col tempo la tua meraviglia si è sbiadita. Ma per noi oggi ho un posto speciale. Una spiaggia dove andare. Una costa perdita d'occhio. Un mare che brilla di luce. Che scioglierà i muri della tua mente sotto il sole cocente. Sarò la spiaggia che lava via i tuoi problemi. Sarò la spiaggia che sogni ogni giorno. Sarò la spiaggia che ti fa battere il cuore come credevi non avrebbe più battuto. Seppelliamo i dolori nella sabbia, riposando al sole, ma
mano nella mano. Lava le insicurezze nell'acqua salmastra e fa che ti veda brillare. Lasciamo i ricordi dietro una scia di impronte e liberiamoci con le vele al vento. Ricorderai perché sei speciale quando premerai le tue labbra sulle mie. Sarò la spiaggia che lava via i problemi. Sarò la spiaggia che sogni ogni giorno. Sarò la spiaggia che ti fa battere il cuore come credevi non avrebbe più battuto. Ma se mi vorrei al tuo fianco, la tua spiaggia, la tua fuga, imparerai ad amarti di nuovo. Oh, questa è stata carina. Beh, mi sembrava di scrivere sempre solo di cose negative, perciò ho voluto scrivere qualcosa con un messaggio positivo per una volta. E poi la spiaggia è fantastica. Non è facile scrivere qualcosa di negativo sulla spiaggia. Quindi prima hai deciso di parlare della spiaggia e poi hai pensato al messaggio? Beh, sì, è solo per quello che è successo ieri. Cioè, dopo che io e Yuri abbiamo capito che avevamo scritto la stessa cosa, ha voluto scegliere un argomento perché ne scrivessimo entrambe. Ok, tanto quella di Yuri non l'abbiamo letta, quindi non ho molto da dire dal momento che non ho letto la poesia di Yuri. Questa è una piccola cosa che nel primo let's play non sapevo e che appunto non abbiamo scoperto perché al primo giro abbiamo dato un po' di punti a tutti. Questo giro invece Natsuki comunque, nononostante tutto, nonostante non gli abbiamo dato neanche un punto, magari ce l'ha un po' con noi, non ci tratta probabilmente in modo positivissimo, ma comunque ci parla. Yuri invece ci ignora totalmente e vabbè Sayori, effettivamente in questa parte del gioco sappiamo cosa sta pensando. Sarebbe proprio da lei. Farci scrivere su qualcosa di semplice e poi cercare di impressionarmi con una poesia tutta fiorita. Beh, tanto non mi importa, l'ho fatto e basta. Cioè anche la mia alla fine è un po' metaforica, ma non c'è niente di male una volta ogni tanto. Se non altro è un buon allenamento. Beh, complimenti. A chi mostro la mia poesia? A Sayori. Tanto mi liquida anche lei. Questo è il tuo lavoro migliore finora. È davvero bella, Geko. Grazie. Sayori, sei un po' silenziosa oggi. Va tutto bene? Certo, va tutto bene. Forse oggi sono solo un po' stanca. Vuoi fare un pisolino? No, che cosa sciocca. Non preoccuparti per me, ok? Voglio solo vederti sorridere. Ok, va bene. Ehi, Geko, sono ancora un po' sorpresa. Pensavo davvero che avresti provato a scrivere poesie come quelle di Yuri o forse di Natsuki, ma alla fine... Già, credo che questa sia più nelle tue corde. Perché? Non vuoi fare amicizia con le altre? Aspetta, certo che sì, ma non voglio nemmeno sforzarmi troppo per fare colpo. Ma non voglio nemmeno. Perché hanno fatto sti errori di scrittura stupidi? Sei ancora quella che capisco meglio, Sayori. So che a volte devi sopportarmi e a volte io devo sopportare te, ma siamo sulla stessa lunghezza d'onda, diciamo. Ed è da lì che viene la mia poesia. A volte mi sembri l'unica cosa entusiasmante nella mia vita. Perciò a volte è più facile scrivere quando penso a te. Sayori? No, Geko, io non me lo merito. Sei troppo gentile con me. Perché lo stai facendo? All'improvviso la voce di Sayori si fa incerta. Piccolina lei. Se invece ti divertissi con le altre, sarebbe molto più facile. Sayori, getto uno sguardo all'aula per essere sicuro che nessuno si sia accorto di noi. Sayori, forse è la prima volta che lo dico, ma non capisco cosa stai provando adesso. Dimmi cosa può tirarti su di morale. Sayori scuote la testa. Tira su col naso e continua a scuotere la testa. Alla fine si ricompone e torna a sorridere. Non è niente, Geko. Solo un nuvolone. Mi spiace che tu abbia dovuto vederlo. Prometto che non succederà più. Cerchiamo solo di sorridere, ok? È tutto ciò che conta. Va a giocare con le altre. Oggi vado a casa un po' prima. Sayori, di a Monica che non mi sentivo bene, ok? Ci vediamo domani. Prima che io possa dire altro, Sayori esce allegra dall'aula canticchiando tra sé. Che tristezza. A chi mostro la mia poesia adesso? Facile, no? Ciao, Geko. Hai pensato a cosa presentare al recital del festival? Beh, far parte del club è una cosa, ma declamare poesie di fronte al pubblico... Devo pensarci un po' meglio. Certo, non voglio insistere. Comunque vada, sarà un successo. Non vedo l'ora di scoprire cosa farai. Comunque, diamo un'occhiata alla poesia di oggi. Certo. Lascio che Monica prenda la poesia che ho in mano. Ah,
È davvero divertente. In che senso? No, non la poesia. Dico che è divertente come le tue poesie e quelle di Sayori si assomigliano sempre di più ogni giorno. Mi sorprende quanto siate in sintonia. D'altro canto, ultimamente avete passato molto tempo insieme, vero? Beh, diciamo così. Anche se siamo migliori amici fin da piccoli, non ci siamo visti molto nell'ultimo anno. Ma da quando sono nel club siamo tornati a passare molto tempo insieme. Capisco, capisco. Ora che ci penso, sai che Sayori era un po' strana oggi? Sì, ti ha detto qualcosa. Ah, beh, Geko, non hai flirtato con lei, vero? Certo che no, l'ho trattata come sempre. Va bene, solo per accertarmi. È solo che sei un coglione tu. So quanto tieni a lei, sarebbe terribile se le accadesse qualcosa di male, perciò tienila d'occhio. Monica, tu dici questo però, la realtà è tutt'altra. Sayori sembrava molto più felice da quando sei entrata nel club. Cosa può essere successo così all'improvviso? Non lo so, dimmelo tu. Beh, non importa, non è davvero il momento di parlare di questo. Comunque, ora condivido la mia poesia con te, va bene? Va bene. La donna che tutto sa. Un'antica leggenda narra di una donna che vaga per la terra. È la donna che tutto sa. Una donna bellissima che ha trovato la risposta ad ogni domanda, ogni significato, ogni scopo, ogni cosa che mai sia stata cercata. Ed eccomi qua, una piuma. Alla deriva del cielo, in balia delle correnti d'aria. Giorno dopo giorno io cerco. Cerco con poca speranza, ben sapendo che le leggende non esistono. Ma quando ogni altro tentativo è fallito, quando ogni altra persona mi ha voltato le spalle, la leggenda è tutto ciò che rimane, l'ultima flebile stella che luccica nel cielo dal tramonto. Finché, un giorno, il vento smette di soffiare, e cado, 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 sempre più giù, con la leggerezza di una piuma. Una piuma secca, priva di espressione. Ma una mano mi afferra tra pollice e indice, la mano di una donna bellissima. La guardo negli occhi e scopro che il suo sguardo non ha fine. La donna che tutto sa, sa anche cosa penso. Prima che io possa parlare, risponde con voce vuota. Ho trovato ogni risposta e il risultato è il nulla. Non c'è senso, non c'è scopo. E cerchiamo soltanto l'impossibile. Io non sono la tua leggenda. La tua leggenda non esiste. E un soffio mi spinge di nuovo alla deriva. E un alito di vento mi porta via. Molto pragmatica. Sai, credo che il vero sale della vita sia imparare e cercare le nostre risposte. Non voglio mettermi a fare filosofia, ma era un concetto che mi girava in testa, perciò è di quello che ho scritto. Ok. Non ci ho mai pensato molto. In un certo senso è quasi un paradosso. Se avessimo tutte le risposte, il mondo non perderebbe significato. Sai, c'è una cosa che ho notato. Tutti quanti nel club preferiscono scrivere di cose più tristi che felici. Sei sorpreso? Se tutto andasse bene, non avremmo proprio niente di cui scrivere, no? Gli esseri umani non sono creature bidimensionali. Come no? Credo che tu lo sappia meglio di chiunque altro. Tu personaggio o tu io, eh? Vuoi dire unidimensionali? Ah, sì, esatto. Comunque, ecco il consiglio di scrittura del giorno di Monica. Ti vergogni a condividere quello che hai scritto perché hai paura che non sia all'altezza? Può essere davvero scoraggiante ricevere una risposta tiepida a qualcosa a cui hai messo tanto impegno. Ma se trovi altre persone a cui piace scrivere, condividere diventa molto più facile. Perché invece di dirti solo che quello che hai scritto è bello o così così o brutto, si concentreranno sui contenuti e sugli aspetti che puoi migliorare. È molto più motivante e ti spingerà a migliorare. Un po' come avere il tuo piccolo club letterario personale, non credi? E questo era il consiglio per oggi. Grazie per avermi ascoltata. Grazie a te di aver condiviso le tue idee. Ok, voi tre, abbiamo tutti condiviso le nostre poesie, giusto? No, Yuri non le ha condivise con me, maestra. Perché non iniziamo a capire come... Un momento, sbaglio, hai detto qualcosa di strano proprio ora. Eh? Suonava diverso dal solito. Vero, non ti sei rivolta al club con il tuo solito tormentone. Tormentone? Io non ho tormentoni. E dai, perché oggi c'è questa atmosfera strana? Guarda, non risparmia nemmeno Yuri. Un'atmosfera stagnante è spesso presagio di eventi terribili. Nei tuoi libri, forse. L'unica vera differenza è che Sayori non è qui. Ah, direi che hai ragione. Sayori aiuta a sdrammatizzare ogni cosa, non è vero? Ora che non c'è, è come se fossimo fuori equilibrio. Dove sei cacciata, poi? Non è andata a fare pipì? Natsuki, un po' di maniere.
Ma dai, mi ha fatto molto ridere la cosa. Beh, cosa? In realtà non si sentiva bene ed è rientrata prima. Davvero? Spero che stia bene. Davvero? L'accompagni sempre, poi la fai andare a casa da sola quando sta male. Alla faccia di due piccioncini. Ah, no. Innanzitutto piantatela di far intendere la mia amicizia con Sayori. E poi è tutto il giorno che mi evita, non volevo impormi. Oh. Di tutte le persone proprio Yuri mi fa quella faccia. Calma gente, gli ho parlato prima, va tutto bene. Che cosa ha detto? In ogni caso dobbiamo decidere gli altri preparativi per il festival, perciò definiamo il compito di ciascuno durante il weekend. Io so già cosa farò. Proprio così, Natsuki preparerà i cupcake, ma ce ne vorranno molti e di gusti diversi. Ce la puoi fare da sola, Natsuki? Sfida accettata. Per quanto riguarda me, io stamperò e rilegherò i libri di poesie. Sayori mi aiuterà con la grafica. Per quanto riguarda Yuri... Yuri, tu potresti... Gente, mi aiutate a trovare qualcosa per Yuri? Oh no, io sono inutile. No, non è affatto vero. Sei quella con più talento fra di noi. Ah, adesso anche Natsuki tiene il broncio. Wow, ora lo noto anch'io. Devo dar merito a Sayori, è tutto ancora più difficile quando lei non c'è. Ah, forse è così. Ma se non riesco a cavarmela da sola, non crescerò mai come leader e come persona. Perciò, Yuri, hai una bella calligrafia, lo sai? Dovresti realizzare striscioni e decorazioni per creare l'atmosfera. Atmosfera? A questo proposito, io adoro l'atmosfera. So che questa battuta l'ho già fatta, però io amo l'atmosfera. Yuri si illumina in viso, fissa il banco concentrata e inizia ad annuire fra sé e sé. Sì, ma la tua mente galoppa già, vero? Ottimo, sarei di grande aiuto, Yuri. Comunque, resti solo tu, Jaco. Quello davvero inutile. Non dire così. Di fatto, sia Natsuki che Yuri avranno faccende piuttosto pesanti da sbrigare. Sarebbe di grandissimo aiuto se ne aiutassi una. E potresti sempre dare una mano anche a me. Te ne sarei molto grata. Ah, Monica mi sta suggerendo di passare il weekend in casa di una ragazza al club. Come risponderanno a una proposta simile? Ah, io penso che non mi spiacerebbe una mano. Beh, anche se non sai preparare i cupcake, avrò sicuramente qualche sporco lavoro da affidarti. Monica non mi lascia scelta, e poi non sarebbe giusto se tu restassi a girarti i pollici. Borbottando, Natsuki cerca di trovare altre scuse. Se non sbaglio, Natsuki, dicevi che preferisci preparare i cupcake per conto tuo. Jaco sarà sicuramente dispiaciuto se lo fai sentire solo d'intralcio. Perciò sarebbe meglio se aiutasse con le decorazioni. Ehi, non ho mai detto una cosa simile. E poi, cosa ci vorrà mai a preparare un paio di decorazioni? Piuttosto si direbbe una scusa perché Jaco... Ma cosa dici? Il mio sarà un lavoro meticolosissimo. E il mio no. Ma chi ti credi di... Ragazze, ragazze, dai, calmiamoci un attimo. È giusto che sia Jaco a decidere come preferisci aiutare. E poi, non ha ancora avuto modo di stare un po' con me, sapete? È così esplicita. Sono certa che sarebbe interessato a... Ma sei appena detto che... Sono sorpresa anch'io. Scusate, scusate, lo stavo giusto dicendo. Davvero? Allora, vogliamo risolvere la questione? Sì. Jaco, per te va bene, no? In fondo, dipende da te. Ah... Ma certo. Molto bene. In questo caso tutte guardano me. Ma certo, allora andrò da... Io sarei quasi tentato di dire Sayori. Però so già cosa diranno. Tanto quanto so cosa diranno se scelgo Monica. E... Beh, appunto, sapendo che Sayori e Monica la risposta già la so, scegliamo Yuri, che non ci ha degnato veramente di un'attenzione. Credo che sarei più utile aiutando Yuri. Io? Ma dici sul serio? Perché mai... Natsuki, stai per dire qualcosa di cattivo, ti vedo. No, volevo giusto dire... Ah. Allora, Jaco, pensi di aiutare Yuri? Sì, esattamente. Sono contenta. Tendo a complicarmi troppo la vita su queste cose. Penso che il tuo aiuto mi sarà di grande aiuto. Bene così, allora. Natsuki riuscirà a sfornare i cupcake da sola? Beh, sì. L'ho già detto che mi stava bene. Ok, ok. Notiamo tutti che Natsuki è un po' stizzita. Allora, abbiamo parlato di tutto? Già, non dovrebbe esserci altro. Non è esaltante? Beh, non direi proprio esaltante, ma un po' di anticipazione la sento. Anche tu ti senti uguale, Jaco? Dice a me? Ah, diciamo che sono curioso di vedere come andrà. A me basta. E tu che dici, Natsuki? Natsuki? Cosa?
Perché mi gridate tutti addosso? Non ho nemmeno fatto niente. No, non è affatto quello che intendevo. Yuri scruta ansiosamente tutti nella stanza. Mi dispiace, non capisco proprio perché Jaco abbia scelto me. E poi, i tuoi cupcake sono i migliori che abbia mai assaggiato. Accompagnano perfettamente il mio tè. E nulla che farò all'evento sarà paragonabile a quello, perciò... Allora... Ho capito, ho capito. Mi sono sorpresa. Perché? Ho fatto una scenata immatura. E lo so, ma tu cerchi di rallegrarmi così di botto. Non sono granché. Scusa se ho detto qualcosa di male. È bello comunque perché l'altra volta abbiamo scelto Natsuki. È bello come interagiscono lei, che effettivamente comunque non sa come aiutare le altre, comunque ci sta provando a modo suo. Natsuki non è la sola a essere sorpresa. Anche Monica e io siamo spiazzati dalle parole di Yuri. Sapendo quanto fatica con le parole, incoraggiare qualcuno deve essere uno sforzo enorme per lei. Ma inizio a capire. Ha parlato come Sayori. Non ha funzionato granché, ma ha cercato di comportarsi come avrebbe fatto Sayori. Perché Sayori vuole sempre rinfrescare e far sorridere tutti quanti. No, ma l'ho apprezzato. Scusate se ho ingigantito una cosa così da niente. Ma lasciatemi dire una cosa. Eh? Ci potete scommettere che i miei cupcake saranno la parte migliore dell'evento. Ah, e io ti credo. Già, mi auguro che farete tutti del vostro meglio. E con questo direi che non resta altro per oggi. Perciò direi che è ora di andare. Allora usciamo da qui, dai. Mettete tutte via le vostre cose. Inizio a seguire Monica e Natsuki oltre la porta, mentre chiacchierano fra di loro. Mi volto indietro. Scusa, ma mi sono accorta che non so come contattarti questo fine settimana. Oh, hai ragione. Come ho fatto a non pensarci? Vuoi che ti dia il mio numero? Penso sia la soluzione migliore, sì. Bene, allora. Yuri e io ci scambiamo i numeri di telefono. Ok, allora domenica vengo a casa tua. Eh? Casa mia? C'è forse qualche problema? No, no, niente affatto. Dato che sono io ad aiutarti, pensavo di avermi usato casa tua. Ha la sua logica. Ma se non ti spiace, preferirei venire a casa tua. Va bene. In questo caso, nessun problema. Preferisco non insistere con Yuri. In ogni caso, non fa molta differenza. Devo solo assicurarmi che camera mia sia pulita. Mi auguro di esserti di qualche aiuto. Non sono certo creativo quanto te. Non sottovalutarti, Jaco. Credo che formeremo una squadra molto produttiva. Anche se mi hai scelto solo per compassione o chissà che... Aspetta, non lo penserai davvero? Forse. Non saprei. Non mi viene nessun altro motivo per scegliere me. Dimentichi quello più logico. Ho scelto te perché era quel che volevo fare. Ma... Yuri si acciglia per riflettere. Yuri, ci stai rimuginando troppo. Volevi che ti avvertissi quando ti fai trascinare, giusto? Eh? Non me ne ero resa conto. Ma davvero, è quel che voglio. Tutto qua. Mi credi? Io... Yuri si acciglia di nuovo. Mi fissa a lungo dritto negli occhi. Ti credo. Yuri pronuncia queste parole e si rilassa in viso, come dopo uno sforzo immenso. E non vedo davvero l'ora che sia domenica. Sì, anch'io. E dopo questo scambio esco dalla porta e Yuri mi segue. Non ci posso credere. Yuri verrà davvero a casa mia questa domenica? L'ansia mi sale alle stelle, anche se ormai sono piuttosto abituato a gestirla. Difficile dire cosa accadrà una volta fuori da scuola. Soprattutto mi ha detto che non vede l'ora, che sia la mia occasione per far scoccare la scintilla fra di noi. Ma sei coglione o cosa? O forse è troppo presto. Sarà il tempo a dirlo. Potrei benissimo rispondermi da solo sulla risposta sei coglione o cosa, ma va bene così. Ma fino ad allora dubito che riuscirò a pensare ad altro. Non vedo davvero l'ora. E con questa frase noi ci fermiamo qui per oggi. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo alla prossima poesia. Ciao a tutti!